nuovamente insieme per seguire il campionato d'Arezzo Calcio femminile. Dopo la sconfitta per 1-0 subita, la prima stagionale subita settimana scorsa contro la Juventus, la squadra di mister Lorenzini è chiamata quest'oggi al centro sportivo Giunti di Arezzo a riscattarsi con una bella prestazione contro il Luserna, secondo in classifica. Razzolini, parte Carta, il passaggio verso il numero 18 dell'Arezzo, ancora Carta, Razzolini sbutta in mezzo, diventa sul sinistro. Carta palla sul sinistro, ancora Carta, il sinistro, gol! E il gol di Carta! Un gol pazzesco, quello di Carta! Carta ha segnato un gol pazzesco, palla sul destro, si è accentrata sul sinistro e poi con una traiettoria pazzesca grande ha portato in vantaggio l'Arezzo! C'è il corner ancora per il Luserna. Palla nel mucchio, direttamente in porta c'è il gol direttamente da calcio d'angolo da parte del Luserna. Questa volta si è fatta fregare Antonelli sulla traiettoria della sfera e ci sembra Zella aver segnato il gol direttamente da calcio d'angolo. È proprio lei, sì, è numero 8 Zella che pareggia l'incontro direttamente da calcio d'angolo. Serafino, corto per Todisco, anche rischioso questo passaggio, infatti la palla arriva di Fiore. Palla per Razzolini, occhio Razzolini, palla sul destro, Razzolini e gol! Il gol dell'Arezzo con Razzolini, si riporta in vantaggio Arezzo, Razzolini. Errore in fase di costruzione e manovra da parte del Luserna, di Fiore serve centralmente Razzolini, salta due avversari di destro. Lascia partire una bomba dove Serafino non può arrivare e dunque nuovo vantaggio dell'Arezzo grazie a Razzolini, per lei è l'ottavo gol stagionale per il bomber dell'Arezzo. C'è punizione per il Luserna. Crepi, palla nel mezzo, c'è Moretti liberissima, Moretti l'intervento in anticipo di Binazzi, poi la palla rimane lì, ancora Binazzi. Atrino riesce a liberare e c'è il gol, c'è il gol del Luserna. Con Mellano, e di Mellano il 2-2 al 18° minuto del secondo tempo. Moretti, liberateci, Razzolini, grande finta, se riesce ad andare Razzolini, ancora Razzolini, sì, bravissimo l'avversario, Razzolini si vola verso la porta, Razzolini come un centometrista, Razzolini, e gol! E il gol dell'Arezzo! Il gol dell'Arezzo con Razzolini! Il gol dell'Arezzo con Razzolini! Un'azione pazzesca quella di Razzolini che da sola si è portata palla al piede, è riuscita a saltare tutta la difesa avversaria, si è involata verso Serafino e poi ha concluso a rete per il nono gol stagionale. Un gol pazzesco di Razzolini, uno scatto centometrista che ha bruciato tutte le avversarie. È arrivata in porta e non ha sbagliato. Dunque, nono gol stagionale per Razzolini e 3-2 dell'Arezzo, siamo al 30° minuto del secondo tempo. Triplice fischio, l'Arezzo batte il Luserna in un incontro pirotecnico e pazzesco. Siamo qui con Max Lorenzini, allenatore dell'Arezzo Calcio Femminile. Quest'oggi un Arezzo che ha tenuto testa Luserna e in alcuni frangenti della gara forse è stata anche migliore della squadra seconda in classifica. Sì, diciamo che è stata una partita molto equilibrata, tesa, con ribaltamenti di fronte continui, una partita giocata da entrambe le squadre per vincere. Abbiamo avuto la meglio noi, credo in modo anche meritato per quello che poi abbiamo fatto in campo. Ecco, Arezzo che guardando il calendario ha già affrontato le squadre, le big, diciamo, del girone, adesso ha 4 partite sulla carta, diciamo, più semplici rispetto a quella di oggi, e considerando anche il fatto che i primi 4 hanno riposato, potrebbe essere un vantaggio per... Sì, diciamo che la vittoria di oggi ci ha rilanciato anche in chiave secondo posto, avendo una partita in meno rispetto alle squadre che ci precedono. È anche vero che abbiamo faticato di più con le squadre che magari di bassa classifica che vengono qua e si chiudono, mentre riusciamo ad esprimerci meglio con le squadre che giocano a calcio. Ecco, il secondo gol di Razzolini è un gol davvero pazzesco. Che giocatrice è Razzolini? Beh, non la scopro certamente io, insomma, Costanza è una giocatrice di un'altra categoria, ha accettato quest'anno con entusiasmo di scendere in Serie B per fare grande l'Arezzo e onestamente poi per quello che si vede in campo ci riesce anche. Giorgia Casula è rientrata in campo dopo un infortunio l'anno scorso molto grave. Com'è stato tornare, diciamo, a calcare il terreno di gioco dopo così tanto tempo? È
stato difficile perché comunque ancora non sono in forma, ma ero molto emozionata, ero felicissima e dopo 7 mesi è dura rientrare, ma sto facendo di tutto per mettermi in forma. Oggi il mister mi ha dato l'opportunità finalmente di poter rientrare in campo e è stato bello, un'emozione unica, tant'è a fine partita avevo le lacrime agli occhi perché non ce la facevo più, è stata un'agonia. Sono molto felice, molto, molto. Sono anche queste cose belle del calcio. Parliamo un po' anche della squadra rispetto alla squadra di anno scorso, considerando anche le nuove ragazze che sono arrivate. Che tipo di gruppo hai trovato? Ma io penso che siamo un gruppo unitissimo e siamo veramente una bella squadra. Le ragazze, io ho avuto la fortuna che le conoscevo già, perché con la Binazzi e con la Razzolini abbiamo giocato insieme alla Fiorentina. Sono due ragazze bravissime, super in gamba, fortissime, e apporteranno la loro esperienza a tutte le nostre giovani, anche a noi, sono una ventata di aria fresca e questo ci ha fatto molto bene. Siamo qui con il vicepresidente dell'Arezzo Calcio Femminile, Massimo Tucci. Massimo, quest'oggi una vittoria per 3-2 contro Luserna, una vittoria sofferta ma che ha reso il passo falso la settimana scorsa, solo un passo falso. Solo un passo falso. Abbiamo perso domenica anche immediatamente, ma oggi i ragazzi hanno messo veramente tutto nel campo, il cuore, l'anima, il fisico. Non pensavo potessero fare una partita in questo modo oggi, non lo pensavo veramente. All'ultimo mi sono veramente commosso, poi si è fatto 3 gol da Cineteca, dopo, se uno li può rivedere, anzi più volte se potessero rivedere sarebbe meglio. Proprio mi sono entusiasmato, questo Arezzo proprio riesce. È Arezzo, non è un'altra cosa, è un giocattolo bellissimo. Ma ecco, un Arezzo che con questa vittoria ha riaccorciato la classifica, dove può arrivare secondo te in classifica, termini classifica, questa squadra? Io sono sportivo, sono un po' scaramante, non è che proprio. Io ma spero arrivare nei prime 3, poi la squadra c'è per arrivarci. Se poi arrivasse un piccolo rinforzo per il centrocampo o per qualsiasi posto della squadra, per l'allenatore, allora sarebbe veramente una cosa che ci potrebbe aiutare ancora di più, perché ora sono veramente stanche, se vede ragazzi, il gioco che facciamo, il 4-3-3, è faticoso. Per le altre squadre venire Arezzo non è facile giocare perché ce l'hanno sempre addosso, è un bel gioco ma è molto dispendioso.